Allora, ragazzi, intanto mi viene da chiedervi, ascoltando il disco, quanto vi siete divertiti a registrare, nel senso che la sensazione che si riceve è proprio quella dell'entusiasmo dello stare in studio. Tanto, tanto, tanto al quadrato, al cubo, come direbbe Jovanotti. È stato un progetto, un viaggio bellissimo, questo di Pogo Mixtape Volume 1. È partito da lontano e dalla prima scintilla, ovvero il pezzo con Nazca Porno, pubblicato nel febbraio del 2023, questa piccola pallina di neve, questa mischia, perché l'abbiamo chiamata Pogo, questa mischia di esseri umani, piano piano ha iniziato a sgomitare e a spingersi. Quello è stato il primo spintone, e da lì si è creata questa bolgia incredibile che non si è più fermata, anzi si è riempita di gente, di talento, di tantissime storie che si sono intrecciate alla nostra. Ed è stato bellissimo perché dopo 20 anni di carriera pensavamo, non dico di aver detto tante cose, ma mi sembra adesso, dopo questo disco, di essere solo all'inizio, perché è stato un esperimento veramente coinvolgente, divertente. Ha rivisto il nostro modo di pensare, di comporre, le session con gli artisti, gli incontri, le cene, i pranzi, le telefonate, le mail. C'è stato così denso tutto questo che faccio fatica a includerlo in pochi mesi, ed è stato un lavoro e sarà un lavoro che ci porterà lontano, credo. Lo porteremo dal vivo con gioia, lo porteremo al forum, perché oltre ai nostri cavalli di battaglia, come si dice in Wow! maniera impolverata e ingiallita, brani che hanno rappresentato tanto per un'intera generazione, porteremo sicuramente anche questi nuovi brani. Dico partendo da lontano perché è un po' frutto di tutto quello che è il nostro percorso, cioè ci sono gli ultimi 2 anni di lavoro, ma poi questo è figlio di tante esperienze che abbiamo fatto degli anni, di tanti errori, di tante cose belle, del nostro primo amore musicale, ovvero il pop punk, che qui abbiamo riabbracciato a più non posso, dello spirito di divertimento. Ecco, hai detto bene, il divertimento è proprio la cifra di questo disco, e poi anche una delle filosofie della nostra musica: portare leggerezza, festa dove andiamo. Quello che vogliamo fare è quello che non smetteremo e non ci stancheremo mai di fare. Ci siamo mossi come si fa tra le persone. Li abbiamo contattati chi su WhatsApp, chi su Instagram, chi lo abbiamo invitato fuori a cena, chi per una birretta, chi a un concerto. Quindi le cose sono nate in maniera molto, molto normale. L'identikit della persona da coinvolgere era ben definito. Non è che, nel senso, noi ascoltiamo tanta musica italiana. E non tutta purtroppo può giovare della nostra stima, nel senso che ci sono artisti che si fanno notare per talento, per identità, personalità, voglia di sorprendere il proprio pubblico, e questo era l'identikit giusto, gente con grande attitudine, con grande entusiasmo, e li abbiamo coinvolti, penso tutti, da quelli che abbiamo seguito noi da fan. Penso a J-Ax, penso ai Pancreas che andavamo a vedere da ragazzini ai concerti, fino ad artisti della generazione Spotify che scopriamo nella chiacchiera seguivano noi. Quindi c'è stato uno scambio e abbiamo abbracciato entrambi i mondi in maniera uguale. Fondamentalmente abbiamo imparato da entrambi, perché anche dalle nuove generazioni si può imparare. Questo è un punto sul quale mettiamo un Anzi, accento. soprattutto, abbiamo imparato nel loro modo di concepire la musica, la programmazione, tante cose sono molto più pragmatici di noi, molto più romantici e per certi versi Anche affamati, sconclusionati. nella loro confusione sono molto affamati, vedono un obiettivo, vedono il target e fanno di tutto per raggiungerlo con determinazione. E magari, ecco, noi ci siamo più cullati sull'American Dream all'inizio, no? Eravamo i ragazzi che vedevano American Pie, i film, e vedevano le band che facevano, ah, ce la fanno col furgone. Noi abbiamo inseguito un sogno e ci siamo cullati su quello. Mentre le nuove generazioni sono determinatissime, cioè c'è Beh, solo da anche perché c'è imparare. da dire che c'è un accesso maggiore. Prima c'era una discografia di un certo tipo, riuscire ad arrivare a calcare determinati palcoscenici era veramente un episodio su milioni di persone. Adesso magari la competizione, la competitività è maggiore, però effettivamente il digital e tutta l'evoluzione della musica dà più opportunità. Ovviamente la competizione non è facile e magari i competitor sono maggiori, però per noi forse che siamo così romantici e sconclusionati, siamo anche figli di un'epoca che effettivamente non dava così grandi opportunità.
Come definireste la vostra carriera? Bella domanda. Bella una situazione che non ce l'aspettavamo è il fatto che qualche settimana fa il nostro primo album, Tutto è possibile, a fine marzo, ha compiuto 18 anni e nessuno di noi se l'è ricordato. Ci hanno scritto, ragazzi, 18 anni oggi, il vostro primo album. E noi, come 18? Ma stai scherzando, veramente? E quindi è sempre una sorpresa, perché non stiamo lì troppo a farci calcoli, a parlare di carriera. E diventerà una star, ha fatto il disco d'oro in digital. Tipo. Cioè, cosa il disco aveva fatto doppio platino ai tempi delle vendite fisiche e ci ha fatto specie questo riconoscimento con questa precisione. Quindi boh, non abbiamo mai fatto troppi calcoli, è sempre tutta una sorpresa ed è bello che sia così, sinceramente. Più che una carriera, forse un'avventura, una grandissima avventura, bellissima, fatta di cose anche semplici, volendo, perché spesso uno pensa chissà cosa c'è dietro, ma in realtà diamo molto valore a quello che è il nostro rapporto umano, le nostre relazioni con le persone, questi artisti che abbiamo coinvolto. Non era un featuring, come li chiamano oggi, fine a se stesso per avere streaming, per avere, non so, per ampliare i propri pool. Era uno scambio di energie, di condivisione, cioè questa roba qua. Ovviamente ognuno trarrà beneficio dalle collaborazioni, questo è innegabile, però di base c'era innanzitutto porre dei valori prima, una condivisione, una stima, un affetto, perché ci sono anche delle amicizie, del mettersi in gioco, nonostante magari ci siano dei mondi totalmente diversi, e tutti abbiamo giocato un ruolo da protagonisti, quindi è stato bello condividere un pezzo di strada insieme a tutta questa bella gente, tutto questo talento, e sarà bello magari rincontrarli sul palco nelle volte che ci sarà l'opportunità. Beh, diciamo che innanzitutto adesso magari prima anche penso allo scoprire i talenti, penso a chi, non so se ci sono più le figure dei talent scout, ci sono sicuramente gli A&R molto attenti sul mercato, che guardano i movimenti degli artisti indipendenti, che numeri fanno, prima magari anche prima di quando ci siamo palesati noi e abbiamo iniziato a buttare fuori le prime canzoni. C'era proprio anche un discorso di vado a vedere la musica dal vivo, vado a vedere un artista, e ci sono delle situazioni, dei contesti in cui l'artista si esprime e vediamo effettivamente se può avere un'efficacia, se può avere delle basi su cui poter lavorare. Adesso i locali non ci sono, ci sono pochi. Fondamentalmente il pubblico va a un evento perché è un evento, non tanto per ascoltare la musica. Sì, magari è il tuo band o l'artista di riferimento, però c'è una volontà di non ascoltare propriamente la musica, ma di partecipare a una cosa che io devo documentare sui social. Questo è un po' tristino, però l'experience, la famosa sì. E quindi sicuramente i nuovi progetti non godono di tutta questa luce o dell'attenzione che meriterebbero, perché di base vuoi andare da una cosa che è figa o che conosci già. E noi abbiamo avuto la fortuna di un'intuizione, ovvero di quando volevamo farci conoscere, di non fare un classico demo da 15 pezzi che non sarebbe interessato a nessuno. Già l'attenzione anche prima dei social da parte dei produttori era poca, perché il materiale che arrivava loro, soprattutto i più ambiti, era tanto. Abbiamo registrato un pezzo e abbiamo registrato un videoclip. Con le nostre forze, con 500 euro recuperati con dei lavori estivi, e abbiamo deciso di puntare anche e non solo sulla musica, ma anche su un'immagine da abbinare alla musica, e questo ha fatto sì che Claudio Cecchetto, anche complice l'ondata Green Day 2004, nel 2005 disse facciamo una puntata su di voi, e la facciamo proponendo quella roba lì ma in italiano, e da lì il resto è iniziato il nostro percorso. Adesso ci sono dinamiche diverse, sono già dei ragazzi che costruiscono in autonomia dei percorsi in rete, giustamente, e che si fanno notare per delle caratteristiche o per i puri e meri numeri. Ma la tecnologia in questo gioca un ruolo fondamentale, oltre che per i social, per quanto riguarda la produzione delle canzoni. Cioè, un ragazzino oggi che approccia la musica con un laptop, con un piccolo software, riesce a mettere in piedi un beat, una band, ormai l'autotune è sdoganatissimo, canta chi non sa cantare, cioè si riesce a impacchettare in maniera perfetta un prodotto senza averne gli strumenti. Torno indietro di 20 anni, se non sai suonare una chitarra stai a casa tua. Cioè, quindi si è allargato sicuramente la maglia di chi passa
sul palco del successo. Il vantaggio è che chi spicca non è per tecnica molto spesso, ma è per un messaggio o una cifra molto, molto diversa, molto personale. Io questo lo apprezzo molto, seppur neanch'io sono fan dell'autotune, di determinate cose, eccetera, perché mi piace sentire chi canta bene, chi performa bene, però mi piace che si espone anche chi magari non ha quella predisposizione cristallina alla vocalità, certo, ma chi ha un messaggio da dare, chi ha un impeto, chi ha personalità. E questa è una cosa bellissima, fuori, certo, che magari tanti anni prima non avrebbero potuto fare. Anche perché poi diciamo che il genere dal quale proveniamo, che ascoltavamo sempre, non era fatto da cantanti super tecnici, non so come dire, però era l'attitudine che vinceva. Pezzo di cuore quel brano, per quanto sia il brano, la party song del disco, è un attestato di stima e di amore verso una band che non è solo una band, ma è un genere che ci ha cresciuto, è quel punk italiano che a 14 anni ci ha sorpreso e ci ha illuminato una via. I Pancras sono amici, li conosciamo da tanto, abbiamo condiviso non tanto palchi ma crew insieme, perché abbiamo avuto per alcuni periodi proprio i professionisti che lavoravano con noi, che erano gli stessi dei Pancras, ed eravamo agli antipodi dello stesso genere, cioè loro il simbolo del punk non più integralista, però sicuramente del punk di un certo tipo, che non si era mai venduto al mainstream, noi che l'opposto, dal mainstream eravamo troppo poco punk per quanto riguardava la loro scena, ma non avremmo mai pensato, una volta scritto il pezzo, sulla loro strofa, noi eravamo in attesa di sapere cosa volevano fare, cosa avrebbero voluto dire sulla loro strofa, e quando ci siamo visti in studio e hanno cantato di noi, dicendo, raccontando quello che eravamo noi per loro, quindi una band che andava lì a dirgli, oh ma senti, ma lo vuoi sentire il mio disco? Li abbiamo fatti entrare nella nostra sala prove, quindi cioè, ricevere un controattestato di stima, ragazzi, impensabile. E poi è stato bello lavorare insieme, vedere quanto ci siano più analogie che differenze, seppur siamo di generazioni diverse e di estrazione diverse, perché loro hanno anche un passato e una storia di centri sociali, di attivismo politico, mentre noi siamo decisamente più scanzonati e più blink da questo punto di vista. E ci sono molte più analogie proprio nella gestione, nel vivere il gruppo, come quattro e nel loro caso tre o cinque ragazzi che sono in gita alle superiori, cioè vederli lavorare è stato bello, registrare le voci è stato bellissimo, cioè sono di ricordi. Sì, ma no, al di là dei ricordi, perché mi piace la nostalgia, ma di base siamo gente proiettata verso il futuro, e è stato proprio bello vedere la loro magia che difendono e custodiscono da 35 anni, cioè bello vederli divertirsi, e forse è stata una ulteriore prima volta del loro percorso e si sono divertiti a incontrarci. Sì. E poi rimane la loro immaginetta come Padre Pio nel nostro portafoglio, nel senso che se io potessi direi, cioè, loro difendono e mantengono questa loro abitudine, la loro routine, il loro modo di fare musica, lo continuano a portare avanti, cioè si tributa tantissimo le carriere gigantesche come possono essere quelle dei Pooh, quelle dei Duran Duran, ma ci sono band così che vivono nel buio più totale, che resistono per anni, nel per anni. Nel buio del mainstream, ma con l'affetto della gente e concerti 40, 50, 60 date ogni anno, perché è la loro vita, perché è la cosa che gli piace fare ed è una cosa bellissima. Sicuramente la nostra testa è già al forum, e da quando l'abbiamo annunciato ci siamo messi al lavoro il giorno dopo, cercando di costruire già una scaletta solida e cercando di immaginare la nostra setlist in un posto così grande. Fino a... Ci sarà da piangere, probabilmente, fino a... sarà una roba commovente, cioè rivivremo i nostri anni più belli, noi e chi ci sarà proiettato esattamente lì, in quello spicchio di vita bellissimo, dove magari ci avevi mille cazzi per la testa, però in realtà eri felicissimo e non lo sapevi.